Disformismo controllato, questo è il titolo della mostra qui ad Ascoli Piceno, la sala Cola da Matrice, che è iniziata quando? Il 22 aprile, sabato 22 aprile scorso. E sarà possibile visitarla fino a? Fino a domani, il 3 maggio. È una mostra di tre artisti più o meno locali. Sì, diciamo di nascita e più che altro di residenza, cosa che ci ha permesso anche di trovarci facilmente, di condividere le sessioni pittoriche che hanno portato alla realizzazione dei lavori. Sono Uno ce l'abbiamo proprio qui davanti. Presentiamo Stefano Tamburrini, piacere. anche i tuoi colleghi. I miei colleghi sono Emiliano Albani e Pio Serafini, che non sono presenti ora, arriveranno dopo. Tecnicamente però non è una collettiva. No, no, non è una collettiva, è una personale di un gruppo di pittori, nel senso che i tre pittori, di cui sono un rappresentante, si uniscono insieme, ci riuniamo e dipingiamo tutti contemporaneamente sullo stesso supporto. Quindi tutti i lavori sono realizzati da tutti e tre insieme. E com'è possibile dipingere contemporaneamente? Dandosi spallate e cercando il proprio spazio nel lavoro, anche metaforicamente, oppure adottando dei sistemi un po' più, diciamo, metodici, quindi comincia uno, poi l'altro continua. Ma in generale siamo sempre tutti e tre assieme perché le scelte anche pittoriche devono derivare un po' dalla comunione di intenti, quindi la tensione che ci porta a fare e disfare il lavoro altrui non è mai fine a se stessa, ma è sempre diretta alla costruzione di un'immagine efficace al nostro insindacabile giudizio, diciamo. Questa tela alle tue spalle cos'è? Questa tela alle mie spalle è il lavoro che abbiamo realizzato durante l'inaugurazione. Abbiamo fatto una performance pittorica, accompagnati da un violinista, un tastierista. Abbiamo realizzato questo lavoro, quindi tutti e tre assieme, per l'appunto, anche era un po' anche per dimostrare quale fosse il nostro metodo d'azione, diciamo così, ma anche perché crediamo che il fare l'opera possa essere interessante, ma più che altro possa un po' scalfire una sorta di sacralità, diciamo, che c'è dietro l'opera, ma più che l'opera dietro agli autori, quindi insomma scendere un po' dal piedistallo della realizzazione fatta e finita e far vedere che alla fine, insomma, le cose si realizzano partendo da zero, quindi non è una cosa irraggiungibile, diciamo. Un'idea questa che sta piacendo al pubblico. Sì, sta piacendo e abbiamo avuto un relativo successo di visite e di apprezzamenti, per quanto ci si possa fidare degli apprezzamenti espressi nei confronti dell'autore alla sua mostra. Però no, in generale abbiamo avuto degli ottimi riscontri, e anche per l'originalità, magari non la novità assoluta, ma l'originalità della proposta.